Pignatelli, migliore in campo e autore della rete che ha deciso il match. Cosa... Quanto era importante questa rete? Questa rete era fondamentale perché servivano tre punti. Dovevamo portare questi tre punti a casa per allontanarci un po' dalle altre squadre, dato che venivamo da una sconfitta dove abbiamo giocato male in sette contati a causa di vari infortuni. Però servivano questi tre punti per andare avanti nel nostro cammino, cioè il nostro cammino è quello di salvarci e ce la metteremo tutta fino alla fine. Oggi sei partito dalla panchina, però quando il mister ti ha chiamato sei stato subito pronto e sei stato decisivo. Forse vuoi lanciare un messaggio al tuo allenatore e farti partire titolare nella prossima partita? No, guarda, penso che quest'anno siamo tutti allo stesso livello, l'importante è che anche quelli che entrano dalla panchina contribuiscano allo stesso modo, perché tutti quanti dobbiamo raggiungere lo stesso obiettivo, come dicevo prima. Quindi tutti quanti con la voglia di portare il risultato sempre a casa e con le palle sempre dure per portare sempre i risultati. La sfortuna ci ha messo del suo, soprattutto nella prima parte della gara, perché poi la rete che ha realizzato è arrivata verso la fine del secondo tempo. Quanto è stata decisiva e determinante la sfortuna nel primo tempo, visto che avete preso due legni e la palla non voleva entrare? E comunque era una squadra attrezzata, anche all'andata avevamo fatto fatica, è una squadra bella rognosa e come l'andata è stata una bella partita, però questo giro ce l'abbiamo fatta e siamo contenti così. Adesso testa la prossima partita, che bisogna portare altri tre punti a casa per forza. Oggi una vittoria di misura che però vi permette di tenere lontani l'OSG, che era a pochi punti da voi. Sì, assolutamente. Come anche le altre squadre. Bisognava avvicinarsi alle altre squadre sopra adesso, piano piano, una partita per volta, perché sennò non ce la si fa. Obiettivo per la prossima partita? Tre punti. Grazie Michele, alla prossima. Alla prossima, ciao.